Natale con il boss insieme a Lillo e Greg. Eccoci, ciao a tutti, ciao. Questo film scritto anche da voi, quindi c'è proprio la vostra impronta nella comicità e nell'ironia, oserei dire, e voi fate due chirurghi plastici che sono pure bravi, quindi cioè, attenzione, non personaggi cialtroni, ma di tutto rispetto. Talmente bravi che nel fare l'errore che facciamo, lo facciamo talmente bene, e questo ci procura vari guai, perché noi capiamo, veniamo rapiti da un boss che vuole diventare più, deve cambiare faccia per motivi legali e vuole somigliare il più possibile a DiCaprio, noi capiamo DiCaprio e lo facciamo uguale, identico a Peppino DiCaprio, quindi bravissimi come professionisti, ma questo errore ci costa tanto, perché da quel momento in poi scappiamo inseguiti dal mafioso che ci vuole, sì, è pelle vera questo, che ci vuole seguire, che ci vuole ammazzare, insomma, sì. Giustamente siete quindi riusciti a portare dentro il film Peppino DiCaprio, che se non ci riuscivate era un problema. Eh sì, perché una volta guarda che siamo stati diversi giorni lì a pensare tutti quanti a un'ipotesi di piano B, nel caso Peppino DiCaprio avesse rifiutato la parte, ma non siamo riusciti a trovare un gioco di parole più divertente, quindi meno male che ha accettato e tra l'altro meno male che era lui a fare il film, perché è stato un attore strepitoso. Tra l'altro a un certo punto si mette, se ho ben capito, insomma, si diverte talmente tanto a fare la parte del vero Peppino DiCaprio che deve cantare e doveva stonare. Sì, questa è una cosa che ha visto più Greg, che te la può raccontare lui, perché lui me l'ha raccontata. Sì. C'è un momento in cui ovviamente c'è lo scambio, quindi lui è in giro, lo scambiano per vedere Peppino DiCaprio e si trova a dover cantare di fronte a un pubblico in quanto boss, però allora ovviamente non sa cantare, sbaglia, deve stonare, però lui, avendo le comparse davanti che facevano la platea, lui si è scusato più volte del fatto che lo stava facendo per recitare, ma lui è ancora in grado di cantare, lo faceva sentire male il fatto di stonare una propria canzone. Cioè, non ce la faceva, il regista ha dovuto far girare più volte spiegando, guarda, tanto è solo nel film, a lui non poteva stonare champagne, capito? Per cui è stato... Non si può rovinare. E a proposito... Una volta non stonava. Sapevano cantare realmente, ecco, senza autotune. Pio De Capri, grandissima voce, grande interprete. Tra l'altro, a proposito di tono, Ruffini ha appena detto che ognuno di voi ha una sua... Il fatto è quello che dice Ruffini. Vabbè, lo so, facciamo finta che sia vagamente... credibile, dici, proviamo, con grande sforzo. Però. Attenzione, ha detto una cosa interessante, invece, perché ognuno di voi ha una comicità, voi avete la vostra, Ruffini e Mandelli la loro, però tutti eravate sullo stesso tono, intonati, quindi come un ensemble che suona insieme, fatto, cioè, detto una cosa intelligente. No, ma quando abbiamo girato la scena insieme a quattro, la prima scena a quattro, effettivamente eravamo intonati, sì, devo dire che eravamo molto intonati, questo non è detto che accada, per cui il fatto che sia accaduto è stato positivo. Perché, insomma, scritto da voi, un po' chiaramente, no? Per voi è più semplice stare nei vostri toni, tra virgolette, magari per altri comici invece adattarsi è un po' più tosto. Ma sai, guarda, io credo che comunque, per quanto abbiano una comicità più insomma, diversa dalla nostra, più loro, eccetera, in ogni caso, quando la situazione è fertile, come in questo caso, cioè, sono situazioni comiche molto fertili, hai più possibilità per... diciamo andare ad adattare la tua comicità a quella situazione. Quando la situazione non è fertile, cioè non è divertente, lì ti devi arrampicare sugli specchi, quindi devi andare a cercare un qualcosa che ti piaccia però nel profondo, ed è una fatica enorme, capito? Quindi l'importante secondo me è sempre che ci sia una situazione fertile di base comica. E allora l'ultimissima cosa che invece vi voglio chiedere è: chi è Jack e chi è Tony tra voi due? Jack e Tony. Nel senso, esatto. Noi sono Marilyn Monroe nel film, un po' più Marilyn Monroe, sì. Ecco. Giustamente sì. Mancava quella parte femminile. Josephine e Daphne. E Daphne, mitici. Assolutamente sì. Allora invitiamo tutti quanti a vedere il film Un Natale con il Boss. Anzi, Natale col Boss. Vediamo chi c'è. Tu dici. Lo invito. Ok, venite a vedere Natale col Boss. Vi invitiamo, sarà un film molto divertente. Giusto, in camera. C'è gente dietro, insomma. Forse sì, speriamo. Se no, e un saluto agli amici di Fan Week, vi va? E un saluto agli amici di Fan Week. Un saluto agli amici di Fan Week. Tutti gli amici di Fan Week. Tutti proprio, eh?
anche a quelli che non sono proprio amici, conoscenti, anche ai conoscenti di...